quindi spiegheremo cos'è un parco. Un parco è un'area protetta dove ci sono delle regole prestabilite e dove è proibita la caccia e quindi per salvaguardare la specie. Sicurezza e legalità, due tematiche importantissime raccontate attraverso le parole dei ragazzi. È questo lo scopo delle giornate di restituzione dei progetti nelle scuole organizzate dal tavolo provinciale per la cultura della legalità e della sicurezza e che come ogni anno si è svolta a fine anno scolastico nel Palazzo della Provincia di Arezzo. Gli insegnanti e gli studenti hanno così riportato nel corso dell'incontro presso la Sala dei Grandi quanto affrontato nel corso del progetto che ha visto la stretta collaborazione delle istituzioni e delle forze dell'ordine del territorio. Attraverso questa esperienza i ragazzi hanno potuto approfondire il loro territorio, un territorio ricco di storia, di arte, cultura e non ultimo di natura. I ragazzi per rispettare le regole e del loro territorio lo devono conoscere ed apprezzare. Quindi abbiamo parlato di tutela della biodiversità che è poi il compito principale del parco, facendo vedere loro cosa significa, perché è estremamente importante conservare la biodiversità e cosa si deve fare per farlo. Noi abbiamo affrontato con l'intervento in classe della Polizia di Stato il tema del rapporto dei giovani, insomma dei ragazzi con la rete sociale, in particolare con WhatsApp, essendo bambini insomma, che già utilizzano a questa età appunto WhatsApp. E l'intervento diciamo, è servito a riflettere su un uso consapevole, responsabile della rete, dei mezzi insomma, sociali, anche perché sappiamo i rischi che possono nascondere, i pericoli. La consapevolezza dei ragazzi, anche se di tenera età, è molto presente l'utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione, quale può essere WhatsApp o i social network. Il ruolo della questura e il ruolo delle forze di polizia in generale è proprio quello di creare maggiore consapevolezza nei bambini e di aiutare anche le famiglie a stare vicino ai bambini nell'utilizzo di questi nuovi mezzi di comunicazione.